torna l'appuntamento con il calcio femminile di Serie C, è l'ultimo appuntamento per la formazione della Coccinella nella versione casalinga, dopodiché la prossima settimana calerà il sipario, almeno per quanto riguarda la stagione regolare della formazione neroniana, che su questo ultimo appuntamento trova l'avversaria di turno Atletico San Lorenzo. E parte proprio adesso il match con il retropassaggio da parte di Lorenzo verso Perna, subito Aiello, la possibilità per Campanelli che si trova davanti la porta e sotto le gambe infila il pallone sotto le gambe di Marini e c'è il vantaggio della formazione di casa. Poi se ne va sulla corsia di sinistra, perde il pallone, lo recupera Campanelli, lo scodella verso il centro, c'è Aiello che fa partire il tiro che però si perde sul fondo, ha agganciato il pallone dal fondo maglione di Lorenzo, prova anche la conclusione, Marini risponde, allontana la sfera subito, rovesciamento di fronte, Aiello va a togliere il pallone a Volpi, da solo c'è Di Lorenzo, prova la conclusione, il palo che però dice di no. Campanelli si invola a rete, due soluzioni, prova quella su Di Lorenzo, rimette verso Aiello e poi il gol di Giulia Aiello per il raddoppio dopo aver un po' tentennato nel tiro. Adamo, poi Aiello colpisce con Dastoli, poi nulla di fatto, si perde. Maglione rimette in gioco subito per Aiello. Di Lorenzo prova a chiudere l'azione sul secondo palo dove interviene subito Aiello e c'è il gol del 3-0 della Coccinella. Poi si accentra, l'ultimo tocco però è fatale anche perché perde il pallone, subito capovolgimento di fronte con Volpi che si invola con la possibilità per Casalati, ma il Aiello Di Lorenzo poi si accentra davanti a Marini, alza il pallone verso Campanelli, da sola poi va anche a calciare e Marini misterioso, Aiello prova la conclusione, poi ancora Volpi il tiro in prima intenzione ribattuto, poi il suggerimento per Aiello da parte di Di Lorenzo, si invola sulla sinistra, Aiello va a calciare, Marini misterioso finisce giù subito per Campanelli, Di Lorenzo si defila, poi calcia e la traversa sulla sua conclusione, respinge e si torna in campo per il secondo tempo tra la Coccinella e Atletico San Lorenzo. Prima intanto prova Di Lorenzo, calcia e Marini misterioso respinge dell'Atletico San Lorenzo e può rimettere in gioco Volpi, Amato sale, Volpi se ne va, recupera Campanelli che come vede che ha la possibilità, gli toglie il pallone, poi buono il servizio da parte di Campanelli, colpisce di prima intenzione, sa gestire molto bene, Perna davanti a sé c'è Di Lorenzo, se ne va a Volpi, poi con il tacco spalla la porta, la mette in fondo alla rete, Chiara Di Lorenzo per la quinta rete della Coccinella, tocca ad Astoli, palla che arriva ad Amo, Volpi sale ancora, scambia con Adamo, poi anche a calciare va, palla che arriva a Maglione con le mani, subito lancia in avanti, c'è solo una compagna di squadra, si tratta di Aiello, carica il tiro diagonale di poco fuori, Di Lorenzo possibilità per Perna, se ne va da sola, pronta anche a calciare e lo fa, poi Marini misterioso gli si oppone, palla messa in mezzo da parte di Campanelli, poi prova anche a calciare Volpi, Di Lorenzo, Aiello se ne va molto velocemente, in mezzo c'è Campanelli, calcia invece Aiello, non c'è l'intesa però, Casalati, Strambini, Maglione anche lei, Volpi subito se ne va, poi la palla messa in mezzo, Maglione, Bozzone, Volpi tocca Perna in mezzo, poi Strambini, Aiello però inizia la sua corsa, la sfida personale
poi va anche a calciare. Marini subito rimette in movimento, interviene Campanelli, Di Lorenzo, serve ad Aiello, Campanelli, e poi arriva Aiello a correggere in rete. Si accentra, poi va verso Perna. Aiello colpisce spedendo il pallone in fondo alla rete. Strambini, Bozzone per Casalati, è centralmente la sua posizione. Volpi, la palla messa in mezzo, arriva poi la serie di e arriva la fine del match con il triplice fischio di Pellegrini della sezione di Frosinone, che comanda la fine dell'ostilità. La Coccinella batte l'Atletico San Lorenzo per 7-0.